Con questo video sappiate che vi verrà fame. E vi verrà fame perché? Perché il tema di oggi è passione cucina, ovviamente avvalendomi di preziosi consigli che vi do in fatto di profili Instagram che trattano il cibo in vari modi. Appunto, nella fase di selezione di questi profili, oltre a scegliere dei profili che io seguo molto volentieri, ho anche pensato di darvi una gamma il più vasta possibile di quello che può essere la cucina, perché non va solo intesa come food porn, appunto, ma va intesa anche come dieta sana, come arte anche, come arrangiarsi con quello che c'è. Insomma, ne andremo a vedere appunto tutte le varie sfaccettature che potete trovare su Instagram per quanto riguarda la cucina. Qua sopra troverete il profilo, invece qua trovate alcuni dei capolavori culinari. Cominciamo. Il primo profilo di cui voglio parlare è quello di Sofia, alias Cucinare Stanca. Un profilo che ho scoperto da poco, ma che ho divorato perché nel momento in cui l'ho scoperto sono andata a vedermi veramente tutte le foto, a likeare dove necessario, perché è veramente fantastico. Vi leggo solamente la presentazione del suo profilo che trovate ovviamente nella sua bio. Cucina maleducata, dittatura illuminata. Qualcuno dovrà pur dirvelo che siete degli incapaci, con la Y ovviamente. E quindi eccomi, questa è la presentazione di Sofia di Cucinare Stanca. Questo perché? Perché lei, oltre a proporre delle ricette per incapaci, appunto, quindi lei essendo del mestiere comunque, propone a persone che si approcciano alla cucina QB, cucina casalinga, delle ricette a volte semplici, a volte un po' meno, ma in un modo che fa veramente morire dal ridere. Si fa un sacco di autoironia, ovviamente da parte nostra, di noi poveri incapaci. E soprattutto una cosa molto interessante che fa sono dei post sul riciclo alimentare, che sono sempre molto utili, soprattutto per chi vive in famiglia o anche per i single come me, che magari anziché una volta fare la spesa contata per la settimana decidono di strafare e si ritrovano poi con gli avanzi in frigo. Un altro tipo di profilo che fa è quello sul bon ton, quindi quando si va a ospiti da qualcuno o quando si ricevono ospiti, quali sono le regole da rispettare, cose a cui magari non tutti pensano. Un'altra cosa molto carina che fa, le basi, ecco, ti fa dei post che riguardano proprio le basi della cucina, quindi le preparazioni delle paste base, le creme base, come vanno usate, qual è la temperatura adeguata, però tutto in maniera molto semplice, quindi se vi piace la cucina a livello amatoriale io vi consiglio assolutamente questo profilo. Un'altra personcina che vi voglio consigliare, soprattutto perché io sono intollerante al lattosio, è Sara senza lattosio, che trovate su Instagram, ma trovate anche sul suo blog. Ovviamente, come dice giustamente il nome di questo profilo, Sara è intollerante al lattosio come tanti di noi, però ha affinato appunto la sua passione per la pasticceria creando anche i suoi dolci preferiti e ovviamente una vastissima gamma di dolci casalinghi che si possono fare con prodotti se, naturalmente senza lattosio o comunque delattosati senza sentire poi la differenza. Io negli ultimi anni mi sono comunque informata moltissimo proprio per questa mia intolleranza nei dolci senza lattosio. Oramai non faccio dolci con latticini da almeno 2 anni e il suo profilo, il suo blog mi sono stati molto molto d'aiuto sicuramente. Quindi se siete intolleranti anche voi andate sul suo profilo e troverete un sacco di idee sfiziose per le vostre ricette senza poi dover stare male o dover prendere i dovuti enzimi. Un altro profilo molto carino, molto divertente e spassoso per quanto riguarda i dolci sempre, perché sapete che io ho principalmente una passione smodata per i dolci oltre che per la cucina, è quello di Daniela, alias Crostate Parlanti. Anche questo profilo l'ho scoperto da tipo un annetto. La cosa molto carina di questo profilo è appunto il fatto che le sue crostate parlano, non perché parlano a livello fantascientifico, ma perché lei le decora scrivendo delle frasi a volte molto molto divertenti, a volte inerenti agli ingredienti che sono inseriti nelle sue torte, salate o dolci. E la trovo molto originale come idea per un profilo Instagram dedicato alla cucina. Anche lei vi regala delle sfiziosissime ricette per delle crostate, quindi è tutto improntato su crostate o simili. Molto divertente, quindi se vi piace il cibo andate a dargli un'occhiata perché troverete delle idee interessanti per decorare le vostre torte e sicuramente proverete a farne una con le letterine sopra.
poco ma sicuro. Un altro profilo molto interessante, questo è uno di quelli che vi servirà quando non sapete cosa cucinare, quando vi trovate in una situazione dove volete qualcosa di sfizioso ma non sapete da che parte girarvi, è il profilo di una ragazza che gestisce un profilo Instagram che si chiama La Cucina dello Studente. Questa ragazza di 20 anni è fuori sede, quindi da fuori sede ha iniziato ad arrangiarsi chiaramente con le sue opere culinarie, perché comunque non voleva rassegnarsi al fatto che essere fuori sede significa necessariamente non sapersi arrangiare in cucina, a meno che non ti mandino i pacchi da giù, ecco, o da su, insomma, non so, ci sono fuori sede di varie regioni. Lei non fa degli studi particolari inerenti alla cucina, non è una professionista, però ti dà delle dritte ottime, secondo me, per appunto arrangiarti in cucina quando fai la vita dello studente, ecco, quindi sicuramente può servire agli studenti. A me serve da appunto non studente come ispirazione per fare delle cose grandiose nonostante io abbia 3 ingredienti in casa. Assolutamente consigliatissimo per le persone che si ritrovano in questa descrizione. Un profilo esteticamente curato benissimo, io adoro, cioè ci sono dei profili di cibo che non so se convenite con me, ma vi fanno veramente venire una fame pazzesca. E uno di questi è quello di Cucina Facile con Elena. L'avevo scoperto in realtà, non mi ricordo bene se su YouTube o comunque qualche libro di cucina, non mi ricordo di preciso. Comunque avevo fatto qualche ricetta sua, adesso non mi viene in mente quale di preciso perché ovviamente stupida, non sono andata a cercarle prima di girare questo video, però mi è stata molto utile. Mi ricordo di aver fatto delle cose sue che erano venute particolarmente bene. Questo perché, come dice giustamente il nome del profilo, lei non fa dei capolavori dell'arte culinaria, ma fa delle cose che si possono cucinare tutti i giorni o comunque in giorni di festa, quando si hanno ospite, via dicendo. Tutte ricette molto facili, quindi comunque che le persone, anche appunto amatori, possono replicare nella propria cucina non professionale. Ecco, ripeto, a livello estetico questo è uno dei profili che preferisco, quindi andate a vederlo. Un altro profilo che ha attirato la mia attenzione nell'ultimo periodo è il profilo di Daniela di Cucina Libri e Gatti. Indovinate un po' perché ha attirato la mia attenzione. Questo profilo artisticamente, proprio a livello di feed, è bellissimo da vedere, è molto ricco, molto fantasioso e questa è una cosa che mi piace tantissimo. Lei cura tantissimo ogni suo post. Ha in parallelo anche un blog che vi lascio sempre insieme al suo profilo Instagram, dove potete andare a vedere le sue ricette. Non tutte vengono riportate su Instagram. Anche qua ci sono un sacco di spunti, non solo per quanto riguarda le ricette in sé, ma anche come le potete pubblicizzare sui vostri profili social. E ho trovato questa cosa molto carina e molto interessante, che valeva la pena veramente di parlare. Ora vi parlo di un profilo che magari già conoscete. Se avete aperto questo video, probabilmente voi conoscete questo artista, perché non si parla di un cuoco, di un pasticcere, si tratta proprio di un artista che però si avvale del cibo per le sue opere d'arte. Su Instagram si chiama I Dolci di Gulliver, ma in realtà il ragazzo che c'è dietro a questo profilo si chiama Matteo Stucchi. Lo vedete dalle foto che vi sto mostrando qua sopra, lui crea delle cose meravigliose. Io mi ricordo di aver visto la sua prima foto diversi anni fa e da poco mi sono messa a seguire il suo profilo assiduamente e rimango sempre a bocca aperta. Lui cosa fa? Praticamente prende un cibo, che sia un dolce piuttosto che qualunque altra cosa che riguardi il cibo, e ci crea intorno un'opera d'arte con degli omini, con degli attrezzi, delle cose. E ragazzi, cioè, senza parole, io non saprei come descrivere meglio queste cose. È arte pura e vale la pena, se amate il cibo, dare un'occhiata a questo profilo assolutamente. E lui difficilmente riuscirete a riprodurre quello che fa, perché lui ci mette una cura pazzesca nei dettagli, però vi potrebbe dare delle idee, che ne so, per delle feste a tema o dei buffet a tema o cose del genere. Quindi ora parliamo di healthy food lifestyle, quindi tutte quelle ricette o comunque quelle filosofie di vita che riguardano una dieta sana. Infatti Camilla, che gestisce, te lo spiego meglio, ha del suo profilo una vera e propria guida se uno vuole approcciarsi a un'alimentazione e di conseguenza una dieta sana per le proprie abitudini alimentari. Camilla ti propone non solo delle ricette sfiziose che fanno venire fame solo a guardarle, ma ti spiega anche nel post inerente i principi attivi. Principi attivi non so se è il termine giusto a livello chimico, i vantaggi e gli svantaggi di determinati alimenti, che cosa ti donano a livello vitaminico. In più ti dà un sacco di idee sfiziose, buone, per fare dei piatti soddisfacenti nonostante siano healthy, appunto. Quindi bellissimo. Lei non l'ho scoperta da tantissimo, lo ammetto. Mi sono rifatta sempre
siti molto affermati o cose del genere per riguardo le mie diete, però ammetto che nell'ultimo periodo ho dato un'occhiata ai suoi post e ho trovato un sacco di idee per la mia dieta attuale. Ritorniamo sull'intolleranza al lattosio. Qua non si parla di cibo inteso come ricette, ma di cibo a livello commerciale, perché il signore intollerante sfigato, come sarà senza lattosio, è un intollerante, però anziché trattare sia se stesso che gli altri intolleranti come dei reietti, cosa che purtroppo succede soprattutto quando siamo ospiti a casa d'altri, cerca con questo profilo di aiutarli a trovare in commercio dei prodotti che già naturalmente sono senza lattosio, non solo i prodotti naturali che possono essere frutta, verdura, carne, pesce, perché quelli ovvio che siano senza lattosio, però ti suggerisce anche dei prodotti dolciari, per esempio, o comunque merendine confezionate, patatine, via dicendo, che non contengono lattosio. In più ti dà un sacco di nozioni interessanti su cosa è delattosato, cosa è senza lattosio, cosa ha dei latticini con un basso carico di lattosio, appunto. Ti fa tutte queste distinzioni e in più si è creata intorno a questo profilo una community bellissima che dà consigli in questo senso, quindi siamo tantissimi gli intolleranti senza lattosio. E non potete dimenticarci, e Intollerante Sfigato fa di tutto per perseguire questo scopo. L'ultima persona che vi porta è Tiziana Ricciardi, in arte Deliziosa Virtù. Mi piace molto questo profilo perché io sono una grande appassionata di carboidrati e la prima cosa che noti del suo profilo è che è pieno di carboidrati. Carboidrati che vengono demonizzati come se fossero la fonte di tutti i grassi che entrano nel nostro corpo. In realtà non è vero, perché i carboidrati hanno una funzione molto molto importante nelle nostre diete. Lei, oltre che food writer, è anche fotografa, infatti lo noti dalla qualità dei suoi post. Ragazzi, io non so che dire di questo profilo. Se vi piacciono i carboidrati, sicuramente è il profilo che fa per voi. Anche lei non riporta tutte le sue ricette sul profilo Instagram, ma un blog al quale attingere, e vi dà un sacco di idee sfiziose per arricchire la vostra gamma di carboidrati. Anziché fare solo il pane e la pizza che abbiamo imparato in quarantena a fare, vi dà un sacco di idee per fare pane, torte, basi, pasticcini, insomma qualunque carboidrato vi venga in mente lei lo sa fare, e vi dà anche un sacco di idee per variare, ecco. Quindi, amanti dei carboidrati, avete trovato il vostro pane. Allora, il mio elenco è finito, hanno ovviamente il loro buon seguito, però è giusto che ne ricevano altro, perché sono tutte persone molto dolci, come i dolci che fanno, sono tutte persone molto carine che ci tengono comunque a fare un buon lavoro su questo social che oramai spopola. Seguiteli, mi raccomando, e soprattutto qua sotto nei commenti consigliatemene altri che posso andare a sbirciare, perché io per prima sono una grandissima appassionata di cucina. Se vi è piaciuto questo video lasciate un pollicino di supporto, se pensate che questi consigli possono interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social, e se volete supportarmi ulteriormente iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo il 6 con il tag, il consueto appuntamento con il tag mensile. Invece il prossimo Gio consiglia sarà il 26 di febbraio. Un bacione e ci vediamo alla prossima.